Siamo a Mestre, alla Laguna Palace Hotel, nella sala convegni, dove FOIV, la Federazione degli Ingegneri del Veneto, naturalmente insieme anche con l'Ordine degli Ingegneri di Venezia, ha organizzato un convegno per parlare di cambiamenti climatici. L'ingegner Marino Mazzon è un iscritto all'Ordine di Venezia, è coordinatore del gruppo di lavoro regionale che si occupa appunto di cambiamenti climatici, è stato l'anima anche del gruppo di lavoro che avevamo costituito all'interno dell'Ordine, quindi è particolarmente qualificato in materia anche per sue esperienze personali e oggi ha fatto una relazione dove ha illustrato il lavoro che è stato fatto in ambito del gruppo di lavoro FOIV e che sostanzialmente ricalca le linee che prima erano state fatte in ambito dell'Ordine di Venezia. Naturalmente i discorsi possono essere ampi, ma io vorrei concentrarmi, Marino, su un aspetto che può riguardare ciascun collega ingegnere che progetta e dirige e gestisce i lavori. Quindi al di là dei grandi temi ai quali penseranno altri gli amministratori, e il loro compito sicuramente è molto ampio, ma che cosa può fare il singolo ingegnere che appunto progetta e dirige lavori nella suo quotidiano lavoro per contrastare i cambiamenti climatici, cui effetti negativi noi vediamo, specialmente qui a Venezia, l'innalzamento delle alte maree, una maggiore frequenza con la quale le osserviamo, le tocchiamo con mano, insomma, il cambiamento climatico. Come lo possiamo contrastare? Beh, dipende un po' anche dalle professioni, dalle specializzazioni poi, no, degli ingegneri che appartengono all'ordine, però intanto vogliamo parlare un momento di edilizia. Allora lì c'è da lavorare, secondo me, per adottare materiali, tecniche, no, e soluzioni che consentano di avere delle costruzioni molto ben coibentate, molto ben gestite sull'aspetto impiantistico, no, in modo tale da, partendo dall'uso di materiali, diciamo, costruiti a basse emissioni, per finire all'impiantistica e poi per terminare alla bolletta che si paga correntemente, diciamo, qua ci sono dei margini di miglioramento. Già oggi si va costruendo abbastanza così, no? E io capisco che finché non ci fossero delle norme stringenti, diciamo, potrebbe anche essere che uno dice: ma io non lo posso fare, io non lo voglio fare, il mio cliente me lo impedisce, eccetera, eccetera. Ma a parte questo è una cosa del tutto possibile. Cioè, io personalmente ho fatto una casa di legno che è in classe A+, e rispetto a dove abitavo prima, no, ho un volume più grande e spendo metà della bolletta, tanto per dire, no? Il legno è un materiale che è nativamente, no, non emittente e rinnovabile, no, per dirne una, non che bisogna fare tutto il legno, però insomma dall'uso di materiali, eccetera. Poi su altre professioni potrebbe essere interessante andare a specificare materiali prodotti, no, in maniera verde, no, fammi dire, e anche qua c'è un discorso di norme, però insomma c'è in atto anche un processo poi di sviluppo delle nuove regole che dovrebbe andare decisamente in questo senso, insomma. Quindi la materia è ampia, abbiamo dato solo un esempio, però insomma allora, nell'illuminazione l'uso di lampade a basse emissioni, l'uso di controlli in maniera tale che l'illuminazione pubblica, per esempio, si accende e si spegne quando c'è effettivamente bisogno e non allo scadere dell'ora dell'orologio. Insomma, ce ne sono tante di modalità. Perfetto, ecco, grazie. Io direi che abbiamo dato qualche indicazione affinché anche i colleghi che lavorano quotidianamente nel nostro settore possano così cooperare e collaborare per raggiungere questo obiettivo. Auguriamo che poi anche ad alti e altri livelli, dove effettivamente gli argomenti sono molto più impegnativi, vengano adottate posizioni definite, insomma. Fra le quali, per esempio, no, l'ha detto la McKinsey, no, recentemente in un rapporto, qui bisogna, nella rivoluzione complessiva che bisogna fare, anche il mondo industriale deve capire che bisogna progettare per la durata, cioè il frigorifero e la lavatrice
che se cambiate ogni 3 anni producono, no, un certo fatturato continuo, bisogna cambiare mentalità e produrre robe che durano come erano quelle di una volta per certi versi, no? Quindi quello che serve, e vedrai che anche questo secondo me verrà incoraggiato e verrà anche normato, perché diventa inevitabile, altrimenti non ci si fa. Grazie mille. È un piacere. Grazie.